di Gioia Video Channel, consentitemi di essere un pochino emozionato stasera perché ritrovo colui che quando ancora il nostro canale non esisteva nei fatti, ma solo nelle intenzioni, ebbe la fiducia di concedere a un giovane, chiamiamolo reporter, nemmeno giornalista, la sua prima intervista. Ritroviamo dopo 2 anni Pierpaolo Capovilla a Reggio Calabria in occasione del Globo Teatro Festival. Ciao Pierpaolo. Ciao a te, ben ritrovato. Allora, ci eravamo lasciati con Pasolini, ci ritroviamo con Pasolini. All'inizio di questo tour sembrava dovesse essere un intermezzo stagionale tra un disco e l'altro, invece a distanza di 2 anni siamo nuovamente qui, segno di un successo continuo, ma soprattutto, come dicevi all'epoca, è il pensiero e l'opera di un poeta che del secolo scorso, morto oramai 40 anni fa, ma sempre più attuale nell'Italia di oggi. Cosa significa questo per il nostro paese? Significa che non dobbiamo assolutamente scacciare dal nostro cervello l'idea che ci sta raccontando, questa barzelletta di idee che ci sta raccontando un certo ceto dirigente nel paese, che ci dice dimentichiamo il Novecento è preistoria, gli intellettuali del Novecento sono dei ferri vecchi, arrugginiti, ne possono comprare degli altri, più nuovi, più utili ai nostri fini. Siamo di fronte ad un ceto dirigente che confonde la parola sviluppo con la parola progresso, mentre Pierpaolo Pasolini sapeva benissimo che lo sviluppo non coincide affatto con la parola progresso e che il progresso è una cosa e lo sviluppo economico è un'altra. La religione del mio tempo lui la scrisse alla fine degli anni 50, quindi il boom economico, il secondo dopoguerra, e il boom economico, e vide con occhio spietato, con una chiarezza, come direbbe Majakowski, allucinante. E vide nel mutamento della società italiana, nel mutamento politico, nel mutamento culturale, quindi financo antropologico di una società che dimentica i valori della resistenza e abbraccia quelli del consumismo più sfrenato. Io direi che quel processo involutivo della società italiana ha fatto passi giganteschi nel frattempo, fino a irrompere nella nostra contemporaneità. Oggi siamo infinitamente più brutti e più ignoranti di ieri. E un tour con oltre 60 date, del quale presto verrà realizzato un DVD attraverso una sottoscrizione popolare. Ce ne vuoi parlare? Sì, certo, guarda, non è una cosa che ho pensato io, l'hanno pensata altri al posto mio, ma io sono felice perché, beh, innanzitutto l'idea della sottoscrizione popolare è una gran bella idea, perché vuol dire cooperiamo insieme per produrre un work of art di cui possiamo poi andare fieri tutti quanti perché l'abbiamo fatto insieme. Poi naturalmente io sono qui, sarò qui su un palcoscenico, sono qui su un palcoscenico a farla veramente, ma chiunque cooperi economicamente alla sua realizzazione, insomma, credo che possa poi esserne in qualche modo orgoglioso. Oppure non te ne frega niente, però l'hai fatto comunque, ecco, cioè piuttosto che annoiarsi, no, di fronte ai social network, possiamo fare qualcosa di diverso. Mi auguro che vada bene, sono sicuro di sì. E a proposito, Pasolini in un'intervista TV da Enzo Biaggi nei primi 60 si scagliò coraggiosamente contro la televisione come medium di massa, denunciandone già allora l'aspetto cattedratico, la prepotenza che questa porta con sé, ponendosi dall'alto verso il basso e dimostrandosi nei fatti uno strumento antidemocratico. E nell'ultimo decennio però Internet sembrava essere la risposta alla TV per il suo carattere interattivo e popolare, ma Negli ultimi decenni indubbiamente la televisione ha perso ogni aspetto cattedratico, sì, una cattedra bassa, diciamo, no, forse sotto il è pavimento. diventata plebea, è diventata, se vogliamo usare questa parola un po' desueta, è diventata di una volgarità che non c'era prima. Ecco, Anche se purtroppo indubbiamente continua a fare scuola. certo che fa scuola, anzi non soltanto, vogliono. Che cos'è la televisione e cosa sono i grandi media in Italia? Sono la pedagogia dell'antropologia contemporanea, no? E sono al posto della scuola. Che cosa è successo negli ultimi anni in Italia, negli ultimi 20 anni come minimo? Che abbiamo il nostro ceto dirigente, naturalmente, i nostri politici hanno voluto calpestare, vilipendere l'istruzione pubblica, semplicemente sottraendo risorse ad ogni finanziaria. Ogni finanziaria, qualsiasi sia il partito che va al governo, sottrae risorse all'istruzione, no? Però e poi la televisione fa tutto il resto. Eccoci che ci ritroviamo con un popolo molto più ignorante di prima. Più ignorante il popolo, più è manipolabile, ma questa è una cosa che sapevamo da secoli. Ed Internet sembrava essere la risposta appunto alla TV per Paolo con il suo carattere popolare interattivo, però nel tempo sono emerse tante contraddizioni ed effetti collaterali anche qui. Tu stesso avevi abbandonato Facebook un paio di anni fa, ci sei rientrato per lavoro così come del resto anche noi, e
perché comunque non sembra esserci altro canale per la cultura alternativa e la sua diffusione dal basso. Non sarà che il web in fondo è un grande recinto di illusioni, dove il sistema ha rinchiuso un po' tutti per continuare indisturbato a propinare la mediocrità di cui parlavi del mainstream? Beh, in questa domanda tu hai incluso una risposta, e la tua risposta potrebbe tranquillamente essere la mia. Non vedo, ma figurati, ma insomma siamo cervelli pensanti. Non v'è dubbio che è chiaro che quando internet apparse finalmente, quando apparì internet nel panorama dell'informazione italiana, quindi siamo negli anni 90 ancora, a me sembrava una straordinaria opportunità di democratizzazione, finalmente di democratizzazione, di pluralismo nella informazione. Ma tutto questo è stato reso vano dai social network innanzitutto perché nei social network poi emerge l'aspetto narcisistico e iper individualistico della società italiana e lo rende ancora più efficace della televisione degli anni 80, e questa è la prima eterogenesi dei film. Ma poi internet in realtà nel frattempo ha incominciato anche a rappresentare un luogo dove l'informazione non è più tale, dove c'è tanta più disinformazione che informazione. Bisogna essere molto attenti nel consultare la rete per capire che cosa avviene nel mondo, perché altrimenti ci lasciamo illudere da dei balli. Un flusso infinito di bugie, di stupidaggini, di allusioni, di manipolazioni, altro che. E qualche mese fa è venuto fuori un punto di contatto significativo tra Pierpaolo Pasolini e la Calabria. Non so se sai che è uscita su un quotidiano questa lettera inviata dal poeta ad un amico calabrese nel 1959, in cui parlava di un suo viaggio nella nostra terra, descrivendola come bandita e abbandonata dallo Stato, con ambienti simili al Far West, ma con una popolazione che però nascondeva la testa come gli struzzi per non lottare e migliorare la propria condizione. 1959. Anche in riferimento ovviamente alla componente mafiosa. Arrivo a dire che in Calabria era stata uccisa la speranza. Anche qui, dopo 55 anni, Pasolini è ancora profondamente attuale. Con te 2 anni fa parlammo delle mafie come piaga, presente ormai in tutta Italia. Ti chiedo perciò, a parte gli eroi come Falcone e Borsellino, lo Stato italiano ha mai davvero... Non solo Falcone e Borsellino, sì, ce ne sono tanti altri. Ad esempio... Ricordiamo Don Peppe Diana, ricordiamo Don Puglisi. E lo Stato italiano ha mai attuato davvero una lotta seria alla mafia, o forse ha preferito per tanti motivi conviverci spesso a braccetto, e senza uno Stato presente un popolo può mai davvero prendere coraggio ed alzare la testa? Allora, ascolta una cosa, io ho i miei 47 anni compiuti qualche giorno fa, io non ricordo nessuna campagna elettorale, perché sai, per fare le politiche, per fare anche le amministrative, le europee, i partiti fanno delle grandi campagne elettorali in cui illudono il popolo, però in quell'illusione ci ritroviamo un po' tutti quanti, speriamo che qualcosa si combini, no? Perché c'è sempre un filo di speranza in tutti noi, anche se sappiamo con che razza di farabutti abbiamo a che fare. Però già nelle campagne elettorali, nei primi 10 punti di un partito, abbiamo mai visto davvero la lotta alla mafia? No, non c'è, qui c'è una connivenza alla mafia, tutte le criminalità organizzate nel paese, non c'è una vera lotta alla mafia, lo stanno a testimoniare cose ancora più macroscopiche. Io ad esempio sono assolutamente favorevole alla legalizzazione delle droghe, quantomeno quelle leggere, ma questa cosa non si farà mai nel paese, no? Perché? Perché si tengono a cuore gli interessi della mafia, della criminalità organizzata, e non gli interessi della società italiana. E uno di più, noi parliamo di crisi, oggi parliamo di crisi, è una crisi che nasce a livello finanziario, quindi prodotti e sottoprodotti bancari, finanziari, ma poi qui c'è una crisi in Italia, sono tante crisi in Italia, è naturalmente politica, culturale, innanzitutto, ma c'è anche un problema grossissimo, che è quello della criminalità organizzata, qui che rappresenta un 15-20% del PIL di questo paese. Ci voltiamo dall'altra parte oppure, come diceva Pierpaolo, come gli struzzi infiliamo la testa dentro la sabbia. È così, non c'è dubbio che è così. Purtroppo. Il 15 novembre... Diteglielo a Matteo Renzi. Ecco. Diteglielo a Matteo Renzi, perché Saviano poi gli scrisse una specie di lettera aperta per i tipi della Repubblica, e Matteo Renzi il giorno dopo rispose con una, tra l'altro con un eloquio talmente alto che era evidente che non l'aveva scritta lui quella lettera di risposta. C'è un'ipocrisia di fondo nei dirigenti, nella politica e in chi in questo momento dirige la politica in Italia, che è spaventosa, altro che. A me capita spesso di trovarmi d'accordo col tuo pensiero, e in particolare è successo anche il 15 novembre scorso, quando hai scritto una lettera commovente per coraggio e verità
in risposta ad un'assurda dichiarazione del segretario di un sindacato autonomo di polizia, il signor Tonelli, dopo l'assoluzione degli imputati per la morte di Stefano Cucchi. Costui affermava che chi vive al limite dell'illegalità o conduce una vita dissoluta poi non può lamentarsi se fa una brutta fine, ma deve prendersene responsabilità, come a dire che se l'è cercata, con la colpa morale che poi va alla famiglia del malcapitato di turno. Hai sottolineato con forza come uno Stato non dovrebbe mai per nessun motivo uccidere i propri cittadini, mentre questo in Italia succede troppo spesso, e troppo spesso sono crimini che rimangono impuniti. Hai nominato Franco Castrogiovanni, Giuseppe Uva, Riccardo Magherini, Riccardo Rasman, Gabriele Sandri. Ci sarebbe una lista infinita delle di cui nessuno quasi ha parlato. Ora, ovviamente senza generalizzare, hai parlato di troppe mele marce nelle forze dell'ordine e di una deriva fascista delle autorità che nessuna forza politica ha mai contrastato adeguatamente. Volevo chiederti se il termine fascista è inteso come sinonimo di becera violenza autoritarista o proprio nel suo significato politico originario, poiché personalmente mi sembra che la sacralità che viene inculcata verso le istituzioni, che poi porta a gesti esaltati di questo tipo, che con conseguenze che sappiamo, sia più di stampo capitalistico americano, forse europeista. Gesù, ma il fascismo è stato uno dei modi in cui il capitalismo ha saputo esprimere la propria forza economica e politica. È stato, non fu semplicemente una parentesi, è tutt'oggi uno dei modi in cui il capitalismo interagisce con il pianeta. Franco in Spagna, i colonnelli in Grecia, naturalmente, ma ricordiamo tutti i neofascisti del Sud America fino a qualche anno fa. Ma io intendevo fascista nel senso dell'ideologia, della gerarchia sociale. Ora c'è un problema, dico io, c'è un problema di educazione ai valori democratici all'interno delle forze dell'ordine italiane. Ne vogliamo parlare? Ne possiamo, secondo me ne dobbiamo parlare, ma non dovremmo farlo soltanto noi, popolo, dovrebbero farlo i partiti, dovrebbe farlo il Parlamento, dovrebbe farlo il Parlamento e guardare in faccia ai problemi. Lo sappiamo tutti che c'è un problema di educazione ai principi della democrazia nelle forze dell'ordine italiane. Quando tu incontri, ovviamente io non sto parlando di tutti, chiaro, sarei uno stupido se parlassi di tutti. Io stesso ho degli amici poliziotti meravigliosi, persone che fanno il loro lavoro non soltanto con dignità ma anche con grande onore, che ci tengono a ciò che fanno. E poi ci sono anche gli eroi, ragazzi, c'è gente che rischia la pelle, no? Quindi adesso non generalizziamo, perché sarebbe stupido e soprattutto sarebbe demagogico. Però il problema c'è, ed è un problema molto esteso nelle forze dell'ordine. Dobbiamo tutti imparare a rispettarci l'un l'altro, e il primo rispetto che si deve da parte di un uomo in divisa è quello dell'incolumità fisica di chi incontrano, altro che, ecco. Tornando alla tua carriera artistica, quasi un anno dall'uscita del tuo primo album solista, Tortocollo, voglio sapere qual è il bilancio di questa esperienza. Non tutti lo hanno capito, tu però hai detto che era nel tuo intenzione di differenziarti. Personalmente penso sia il disco che rispetta meglio in assoluto il Pierpaolo Capovilla, uomo ed artista, e per finire, se riprenderai nel futuro prossimo l'attività con il Teatro degli Orrori. Quel futuro è veramente molto prossimo, è quasi presente. Noi stiamo lavorando ad un nuovo disco, ad un nuovo repertorio, siamo nel pieno dell'attività, siamo tutti molto felici, molto contenti, anzi siamo entusiasti di quello che facciamo. Tortocollo è il mio primo album solista, ne seguirà sicuramente un altro in un futuro non immediatamente prossimo, però io ho il Teatro degli Orrori. Per me il Teatro degli Orrori è la priorità. Artisticamente e professionalmente è assolutamente la mia priorità, ci mancherebbe. Salutiamo e ringraziamo Pierpaolo Capovilla per il tempo concessoci, e vuoi fare un saluto agli amici di Gioia Video Channel, da poco nata? Un saluto fraterno ed amorevole agli amici di Gioia Video Channel. Ciao a tutti, grazie, ciao a tutte. E in bocca al lupo. Ciao, grazie. Se io fossi povero come un miliardario, ma che cos'è il denaro per l'anima? È un ladro, insaziabile, si annida in essa, all'orda di tutti i miei più sfrenati desideri. Se io fossi buio,